Una delle più rappresentative aziende del Chianti Classico, questo è un vino che viene ottenuto per salasso, cioè dalla vasca di fermentazione dei loro vini viene tolta parte della massa in fermentazione e continua fermentazione separata dalle bucce, in maniera che le sostanze coloranti nella buccia del vino sono solubili con l'infusione di alcol, quindi via via che si parte la fermentazione alcolica questa buccia viene scolorita e il colore passa all'interno del vino. Questo lo si fa stare per poche ore a contatto con le bucce, quindi è un vino comunque rosato, ma logicamente viene da uva nera e non è un mix di uva rossa, insomma vino rosso e vino bianco si mette insieme, no, sono un vino che proviene da vitigna Bancarossa in cui appunto vengono tolte le bucce. I vitigni di provenienza sono quelli tipici del Castello di Amma, quindi una prevalenza di Sangiovese con l'aggiunta di Canaiolo e altri vitigni minori. Dei rosati prima dovete guardare il colore che sia integro, non a caso il grande problema dei rosati è la sua conservabilità nel tempo, proprio perché non hanno il tannino che lo difende, prima cosa si va a vedere di un rosato è il colore. Altro problema, siccome il colore è fondamentale, i rosati vengono messi nelle bottiglie trasparenti, il che vuol dire fateceli stare poco alla luce se comprate una bottiglia di rosato, perché questo fatto che ha la bottiglia trasparente lo rende più vulnerabile. Profumi, sentiamo un buon floreale, c'è cioè del fruttato, ci si può sentire della pesca. Pesca e fiori bianchi, un po' anche di rosa. Andiamoci qua, non stiamo oggi, pensiamo più al mangiare e meno al bere. In bocca è potente, una buona alcolicità, ma mantiene una buona freschezza. Sentite quanto vi fa salivare. Di nuovo, è stato scelto questo vino per essere sicuri che i robusti possibili della trippa fossero sicuramente puliti, sia dalla potenza alcolica, cioè dove ci sono vini falsamente leggeri, che qui sono 13 gradi e mezzo, quindi comunque un vino di 13 gradi e mezzo, quindi un vino 13. Un amarone, no. E credo che come combinazione con l'insalata sia perfetta. L'unico problema che può creare, anche qui infatti non mi sono messo lo spillino di sommelier, il problema è che in questa insalata ci sono i sottaceti, quindi sottaceti e vini crea sempre dei problemi, però qualche cosa dobbiamo berci, insomma, andiamoci con questo rosato.